Nel giorno in cui l'Italia piange, si dispera e si interroga dopo il disastro della funivia Stresa a Mottarone, da poco tornata in funzione, con una cabina caduta a causa di una fune dell'impianto che ha ceduto e tante troppe vittime, ci si domanda come sia potuto accadere, quali sono i principi di sicurezza che devono animare tali attività, se è inciso il periodo di fermo, quali protocolli e quale manutenzione viene fatta, quali controlli periodici. Ad occuparsi di questo tema per Rete 8 l'ingegner Dino Pignatelli, amministratore del centro turistico del Gran Sasso, proprio nei giorni in cui la funivia del Gran Sasso è chiusa per delle manutenzioni e per fare delle prove che sono già in calendario sulla fune traente. I controlli sono obbligatori, vanno fatti tutti gli anni e tutti gli anni va fatta l'apertura di fronte al Ministero, quindi diciamo è logico che vanno fatti i controlli e le verifiche. Quello che è successo a Stresa si capisce cosa è successo, non si capisce perché è successo. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. E in quel caso, rompendosi la fune traente, cioè quella che traina, quindi non è scattato il freno di emergenza. Io sono 35 anni che sto nel settore e è la prima volta che sento di un evento simile, quindi sono talmente rari, però nonostante questo vengono fatte delle prove appunto per evidenziare la rottura della traente. Si chiama la prova di finto taglio, che noi proprio adesso abbiamo in programma, ma non da adesso, l'abbiamo già programmata per in settimana, stiamo facendo appunto queste, fra cui anche la prova di finto taglio, nel senso che si toglie la tensione alla fune traente e si verifica che scattano i freni sulla portante. Per l'ingegner Pignatelli, in 30 anni di sua attività in questo senso, non si era mai vista una cosa del genere. Qualcosa non ha funzionato ed è ovvio, essenziale infatti che in caso di problemi intervengano dei sistemi di sicurezza. I controlli sulle funivie devono essere periodici e soprattutto dopo periodi di inattività, ma questo al di là della tragedia sulla quale nessuno può entrare se non gli organi preposti a far luce. Noi quali facciamo le prove sistematiche e su questo vorrei anche tranquillizzare, insomma, cioè è un evento più unico che raro. Il fatto per esempio di un inutilizzo per così tanto tempo può aver inciso, cioè prima di riprendere le corse la funivia si devono controllare dopo un periodo di grande inattività? Beh certo, vanno controllate, specie quando ci sta una inattività, vanno fatte più prove di quelle che si fanno quando sono in attività.